A Campione arriva un bastimento carico di... ecco di chi. Lasagne verdi, variante dei macaroni, che i nostri gloriosi macaroni smaltiscono prima della prova. Oggi Bartali con tanto di casco, Coppi con gli immancabili occhiali, Magni con l'immancabile calvizie, Ricci e Leoni porteranno in giro la loro celebrità in uno dei più ridenti paesaggi del lago. Si ha curiosità di vederli, di applaudirli. Grandi atleti costituiscono ora anche un grande spettacolo di attualità. Si vuol capire la pedalata di Coppi, indovinare il segreto psicologico di questo corridore di tipo nuovo. Purtroppo sul sinuoso circuito di oggi gli succederà quasi un bis di Saint Malo e una foratura nei giri iniziali lo terrà lontano dalla disputa per il successo. Sarà quasi una civetteria per Fausto arrivare per una volta tanto in coda. Circuito dei più pittoreschi. Sorpresa nera di un tunnel, gara nel buio. E poi lo specchio del lago di Lugano sfavilla infuso di luce. Liquefà la grande scia del sole navigante attraverso l'azzurro. I ragazzini hanno lasciato i libri di Salgari per leggere le cronache del Tour. Nella volata vince naturalmente uno specialista, Conte davanti a De Santis e Martini. Bartali sesto, i fiori partiti con Coppi sono arrivati con Conte.